Grazie all'assessora. Facciamo una cosa un po' fuori il programma. Se qualcuno vuole fare delle domande. Prego. No, hai fatto una domanda correttissima, però ti invito a fare un ragionamento di tipo diverso, no? Perché voglio sfuggire alla domanda. Inquina tanto quanto, nel senso che il biodiesel quello è, per cui che sia prodotto poi con olio vegetale esausto o con olio vegetale, diciamo, vergine, non cambia assolutamente nulla. Qual è la differenza però? Complessivamente, avendo rigenerato un qualcosa che già esisteva, ho evitato di creare ulteriori emissioni e consumare ulteriore carburante per produrre la quantità che dicevo prima, olio vegetale vergine in qualche modo, che viene sottratto al consumo e destinato alla filiera del biodiesel. Quindi c'è un risparmio immediato nella misura in cui io non devo produrre l'alternativa all'olio vegetale rigenerato. L'altro valore gigantesco che noi esperti di ambiente la chiamiamo l'opzione zero, cioè quando facciamo questi ragionamenti spesso e volentieri non dobbiamo entrare nel loop di non inquinare più l'ambiente, cioè il problema deve essere qual è l'alternativa rispetto a quello che sto facendo oggi, perché probabilmente del gasolio o del petrolio sempre di meno, ma continueremo ad averne bisogno. Però abbiamo un'alternativa, cioè importare petrolio, consumare oli vegetali vergini, oppure a parità di consumo di carburante possiamo utilizzare un carburante che è fatto di olio vegetale esausto rigenerato. Quella è la grande potenzialità dell'economia circolare, che non significa consumare meno carburante in assoluto, anche se quello è auspicabile, ma garantire grosso modo una stessa quantità di consumo inquinando di meno o producendo meno emissioni. Non so se sono stato chiaro nella risposta. Sì, diciamo è un utilizzo, anziché smaltirlo in maniera diversa lo utilizziamo in alternativa a un qualcosa che altrimenti dovremmo estrarre in natura. Ecco, questo è il concetto della circolarità. Poi chiaramente le politiche di circolarità, come dicevo prima, vanno a braccetto con quelle di sostenibilità, quindi poi ci sono anche politiche che dovrebbero contemporaneamente mirare a ridurre i consumi di carburante, ma quella è un'altra, come dire, un'altra partita. Grazie. Altri? Io ho una domanda, magari una banalità. Quando attraverso un comportamento sbagliato noi goccioliamo l'olio nel rubinetto del lavandino di casa e l'olio è perduto in quel momento, nel senso potrebbe esserci qualche tecnica per recuperarlo una volta che è già finito nella fognatura, intendo, c'è una sorta di depurazione prima che arrivi in mare? Sì, assolutamente sì. Non è così drammatica come pensiamo, cioè se buttiamo l'olio del tonno, la scolatura della scatoletta di tonno nel lavandino, non è che direttamente va in mare. Fortunatamente quasi tutte le città italiane hanno un sistema di depurazione delle acque reflue che riesce in qualche modo a filtrare e ad intercettare questo quantitativo d'olio. Il problema anche qui è l'utilizzo alternativo. Quanto più olio finisce nel lavandino, tanto più costa il sistema di depurazione e tanto più rischiamo di intasare in qualche modo la gestione delle acque reflue domestiche. Per cui togliere l'olio vegetale dalle fognature significa sgravare in qualche modo il sistema di depurazione urbano e in ogni caso impedire anche che quantitativi d'olio, ancorché in maniera residuale, finiscano comunque in mare, perché i sistemi di desoliazione sì, filtrano, estraggono dei quantitativi d'olio, ma non hanno una capacità di estrazione del 100%, per cui una piccola quantità residua rischia di finire comunque dispersa nelle acque superficiali o nelle acque marine. Per cui è importantissimo prevenirlo, questo possibile fenomeno, e raccoglierlo ancor prima che finiscano i desoliatori. È usabile o no?
quello recuperato dai sistemi di filtraggio è recuperabile, è riutilizzabile o no? È recuperabile in parte, nel senso che il grande valore dell'olio vegetale esausto è nell'olio vegetale appena utilizzato. E il problema è di quantitativi, nel senso gettato un litro d'olio all'interno di un impianto di depurazione non ne tiro poi fuori un litro dal disoliatore, per cui parte rimane attaccata nei massi, nelle parti solide di bolle di grasso che comunque si formano all'interno delle fognature, immaginiamo anche che si agglomerano poi detersivi della lavastoviglie, della lavatrice, e quindi ogni litro versato, grosso modo, ne recuperiamo quasi un 20% dei sistemi di desoliazione. Per cui l'impatto ambientale poi di fatto c'è, e soprattutto quello che dicevo prima, se recuperiamo dal punto di vista ambientale quel disoliatore, teniamo sempre presente che stiamo buttando una risorsa che ha un valore economico all'interno del lavandino, per non usare una parola un po' romanesca, per dire lo buttiamo proprio nel cesso, insomma. Se non c'è nessun altro intervento, posso farvi una proposta: o venite tutti su o ci mettiamo tutti qua, facciamo una foto generale, con così la possiamo mettere nel nostro sito. Siete d'accordo? Ah, media, se sono la privacy, mi sta prendendo la privacy. Sì, vabbè, niente paura. Allora, grazie per la vostra presenza. Ci auguriamo, insomma, che siano entrate alcune pillole di buone pratiche ambientali, e magari ci rivedremo il prossimo anno. Grazie ancora.